Allora, quest'anno innanzitutto, oltre, cioè, insomma, oltre ad essere il presidente del Comitato Festa San Girolamo, io rappresento anche l'associazione San Girolamo che cura i festeggiamenti del Santo Patrono, l'associazione che collabora 365 giorni all'anno alla vita della parrocchia di San Girolamo. Quest'anno possiamo dire che praticamente si ha un programma effettivamente degno della festa di San Girolamo. Ci abbiamo impiegato tanti e tanti anni ad arrivare a questo risultato. Oggi si può dire che San Girolamo ha un degno programma di festeggiamenti. L'apertura dei festeggiamenti, diciamo, civili con giorno 29 settembre, con l'inizio attraverso la zeppolata, la tradizionale zeppolata, e una commedia teatrale realizzata dall'associazione Bottega del Sorriso di Cittanova. Dopo, venerdì, il giorno principale per i cittanovesi, perché il giorno, la solennità di San Girolamo, oltre alle celebrazioni religiose che si troveranno in chiesa matrice, ci sarà la solenne processione alle ore 18 e alle 22 il concerto di Samuel Malbasu. A quello che io ho detto prima, innanzitutto ci tengo a ringraziare dei partner che ci aiutano a fare questi festeggiamenti di San Girolamo, che sono innanzitutto l'amministrazione comunale che ci sostiene, il Consiglio regionale della Calabria e la BCC Calabria Ulteriore. E non mancano meno di ringraziare i cittadini che con l'aiuto attraverso i biglietti e gli sponsor aiutano a realizzare questi festeggiamenti di San Girolamo, che oltre alle attività e gli eventi che ho detto prima, ci saranno altri due eventi, che sono sabato 1 ottobre con il concerto di Dama, artista spagnola internazionale. Per la prima volta in una festa si esibirà. Ci sarà un concerto di un artista internazionale di latinoamericano Bachata. Un altro evento è domenica 2 ottobre, dove praticamente ci saranno due famiglie che hanno voluto aiutare il Comitato San Girolamo per la festa del Santo Patrono. Qui abbiamo il primo evento, che è il raduno di moto e d'auto d'epoca, voluto dalla famiglia Schermato, il cui io porgo qui i ringraziamenti, che insieme al Comitato organizza questo raduno in memoria del padre. La seconda famiglia è la famiglia Russo, che dona per i festeggiamenti di San Girolamo il concerto di Rosanna Fratello. I figli Giovanni e Marco donano questo concerto in memoria del padre, unico cittanovese americano che ha sostenuto sempre la festa di San Girolamo. San Girolamo andrà a trovare i giovani, andrà nelle scuole, che a Cittanova sono numerosi, numerose e importanti, andrà a incontrare i bambini, andrà a incontrare i ragazzi, e questo perché la pandemia ha portato un po' un distacco tra la comunità e il gran numero dei giovani. E allora, piuttosto che attendere che siano loro a venire da noi, lo faranno quando lo sentiranno e quando la loro coscienza li porterà a questo, nel frattempo noi andiamo da loro per dargli occasione di ricordare che c'è una comunità che li attende, che li desidera, che c'è un santo patrono che ha qualcosa da dire anche a loro. Don Nuccio, l'esempio di San Girolamo, quanto è importante per restituire fiducia, fede e speranza? È importante perché San Girolamo, nella sua personalità, è riuscito a vincere questi effetti della guerra, perché col suo carattere è arrivato ad avere il coraggio di dire che il nemico principale di Girolamo è Girolamo. E allora, quando ha capito questo, ha capito una cosa molto semplice: che l'uomo è chiamato a diventare padrone di tutto il mondo, ma padrone nel senso che Dio ha dato al momento della creazione, cioè di governare questo mondo, di portarlo avanti, di farlo crescere. La guerra, come guerra, questo non lo farà mai, perché la guerra fa regredire, la guerra crea odi, la guerra crea divisioni, la guerra crea egoismi, e ne stiamo vivendo, espressi a livello personale come persone che vogliono primeggiare, a livello nazionale in cui
le nazioni tentano di sopraffare una l'altra a livello mondiale, purtroppo rischia di farci fare un passo indietro. La festa di San Girolamo ritengo che sia un punto importante per la comunità di Cittanova e in maniera particolare per me, non solo per una serie di attività anche simboliche ma che hanno un significato enorme. Il pensiero che la mattina il sindaco affida le chiavi della città al Santo Patrono è una cosa importantissima che esprime un sentimento, quello di essere guidati anche spiritualmente dal nostro santo patrono, e che penso ci abbia anche guidato in un momento così difficile. Questa comunità ha gestito bene la fase pandemica, che diciamo non è finita, e si è allentata un pochettino la situazione. E però questa fase, questo rapporto che diventa forte, rappresenta un momento spirituale per questa comunità decisivo per quello che è il percorso poi che si deve fare durante tutta una serie di attività. E quindi legare la consegna delle chiavi della città al santo, legare il premio più importante che c'è a Cittanova al santo patrono, diventa un fatto estremamente diciamo simbolico, non soltanto da un punto di vista culturale, ma anche da un punto di vista, io uso il termine generale, politico di questa comunità.